Allora, bentrovati a tutti. Allora, vediamo un attimo di fare qualche esercizio con le disequazioni di secondo grado. Vediamo come funziona. Allora, abbiamo questa disequazione, 4x quadro meno 5x più 1 minore di 0. Vogliamo vedere per quali valori delle x è soddisfatta questa disuguaglianza. Cioè, quali valori io devo attribuire alle x affinché tutta questa quantità sia minore di 0. Andiamo a fare. Allora, osservate, mi trovo, intanto mi risolvo l'equazione, si chiama equazione associata, cioè vado a scrivere in realtà 4x quadro meno 5x più 1 uguale a 0. Perché uguale a 0? Perché voglio andare a trovare le due soluzioni. Allora, cosa faccio? Mi trovo il delta è uguale a b alla seconda, vedete l'avete scritto qua, b alla seconda quindi è 25, meno 4 a c, meno 4 per 4 fa 16, meno 1 16, quindi meno 16, che è uguale a 9, quindi abbiamo il delta che è uguale a 9. Automaticamente mi vado a trovare, secondo passaggio, i due valori di x, quindi x 1, 2, che è uguale a meno b, quindi sarà uguale a 5, perché meno per meno fa più, 5 più o meno la radice di 9, che è 3, fratto 2a, 2 per 4, quindi fratto 8. Per cui avrò i due valori, faccio prima la sottrazione, x con 1 è il valore più piccolo, 5 meno 3 fa 2, fratto 8 diventa 1 quarto, e poi la x con 2, 5 più 3, 8 fratto 8 è uguale a 1. Quindi come se formalmente, non è proprio questo il caso, disegno questo valore fosse 1 quarto e questo fosse uguale a 1. Allora, ragioniamo adesso. Io senza andare a guardare lo specchietto, perché lo devo ricordare, tanto le parabole sono sempre queste. D'altronde, vedete, 4 è maggiore di 0, quindi la concavità della parabola è sempre la volta verso l'alto, quindi mi rifaccio sempre a questa tipologia, ovviamente, di parabole. Allora cosa vado a fare, ragazzi? Beh, ci vado a ragionare un attimo. La mia parabola formalmente sarà qualcosa del genere, dove questo è un quarto, questo è 1, ma mi dice che la funzione, vedete, tutta questa è la mia f di x, è minore di 0, ok? Se è minore di 0, ovviamente devo prendere la parte di parabola che sta qua sotto, minore di 0, perché qua sotto abbiamo l'area ossa f di x minore di 0, ma non uguale a 0, quindi questi due punti sono esclusi. E allora cosa vado a scrivere? Se io proietto dalla parabola sull'asse delle x, perché l'unico discorso che io devo fare è solo questo, proiettare dalla parabola, cioè dalla funzione, sull'asse delle x per vedere i valori che a me poi interessano. E quindi quali valori interessano? Interessano tutte le x che stanno qua in mezzo. Cioè le x comprese, non scrivo comprese o uguali, perché qua non c'è l'uguale, quindi solo le x che sono contemporaneamente maggiori di un quarto, quindi il valore più piccolo a sinistra, e sono minori di 1. In intervallo possiamo scrivere le x, ad esempio, appartenenti all'intervallo, parentesi quella aperta, perché questi valori sono esclusi perché non c'è l'uguale, quindi un quarto, virgola, e poi 1, escluso, parentesi quella aperta. Buona, ed è fatto, è finito. Quindi valori interni, ragazzi, chiaro? Ma guardate questo qua. In questo caso abbiamo il delta, vado a calcolare subito il delta, sicuramente un delta uguale a 0. Delta uguale a 0 anche perché questo, come ben vedete, è un quadrato di binomio. Questo lo posso scrivere come 3x, sua madre almeno, 3x meno 1 al quadrato, ok? Maggiore o uguale a 0. Se vado a fare il delta, avrò b alla seconda, cioè 36, meno 4 a c. Meno 4 per 9 fa meno 36, meno 36 per 1 fa meno 36, che è uguale a 0. Vedete, il delta è uguale a 0. Perfetto. Delta uguale a 0. Se il delta è uguale a 0, guardate, i miei valori di x, la radice di 0 è 0, vado a coprire, e meno b fatto 2a. Quindi scriverò x 1, 2, uguale a meno b fratto 2a, semplicemente uguale, che cosa sarebbe proprio? Vedete questo punto qua, ragazzi, sarebbe meno b fratto 2a. Beh, andiamo a calcolare. Meno b, meno per meno fa più, quindi 6, fratto 2a, 2 per 9 fa 18. Ma se semplifico il 6 con 18, qua è 1 e qua è 3, uguale a un terzo. È proprio come se questo valore valesse un terzo. E adesso che ho fatto anche qua, vedete, io cosa avrei fatto qua?
Questo, quando ho detto quadrato zero, corrisponde al quadrato di un binomio. Allora, guardate, metto sotto radice quadrata, lo 0 anche lo metto sotto radice quadrata, no? E quindi questo va via con la radice di 0 è sempre 0, avrò 3x meno 1 uguale a 0, ossia x uguale a 1 terzo. È buona, e ci siamo, eccolo qua. Va bene? Uguale a 1 terzo. Il valore coincido. Perfetto. Una volta che ho fatto questo, allora io ho cominciato a ragionare. Allora, abbiamo un delta uguale a 0. Quando il delta uguale a 0, nella mia mente scatta quella immagine. Allora, vediamola un attimo. Un attimo che cancello, magari questo qua lo cancello, perché è un altro modo di fare. Va bene tutto in matematica, finché è fatto in modo corretto va bene sempre tutto. Allora, la mia parabola 9, positivo, concavità verso l'alto. Delta uguale a 0, mi la parabola sarà tangente all'asse dell'x nel punto 1 terzo. Supponiamo che il punto 1 terzo sia questo, la parabola fa in questo modo. Quindi, cosa mi dice? La f di x, che è tutta questa, la funzione della variabile x, deve essere maggiore o uguale a 0. Quindi siamo uguali a 0, è proprio questo punto qua. Maggiore di 0 è tutta la parabola. Se io proietto dalla parabola sull'asse delle x, vedete? Vado a prendere tutte le x. Quindi devo prendere tutte le x e anche quello uguale a 0, anche questo valore qua. Quindi semplicemente vado a scrivere, per ogni x appartenente ad R è buona e basta. Perché devo prendere anche un terzo, quindi devo prendere tutte le x, ho preso un terzo, quindi tanto vale scrivere per ogni x appartenente ad R. Che intervallo posso scrivere x appartenente a meno infinito più infinito aperta. Va bene? Perché gli infiniti sempre parentesi quadra aperta. È qualcosa che non può essere contenuto di infinito, no? Un valore troppo grande, quindi parentesi quadra aperta, è indefinito appunto. Bene, e questo era il caso dell'esempio del vettore. Se qua fosse stato scritto un minore di 0, ad esempio, guardate, il minore di 0 non ha nulla, quindi non sarebbe stato impossibile, non avrei avuto soluzione. Se fosse stata minore uguale a 0, minore di 0 non c'è nulla, ma di uguale a 0 abbiamo soltanto questa. Quindi se fosse stata minore uguale a 0 avrei avuto x uguale a 1 terzo, perché uguale a 0 è l'unica condizione che mi soddisferebbe l'uguaglianza, la disuguaglianza. Chiaro? Poi abbiamo in questo caso, l'ultimo caso che è quello più semplice alla fine. Se io vado a fare, ragazzi, il delta, perché io devo risolvere sempre come equazione associata, è chiaro? Qua vi ho messo 4x quadro meno 5x più 1 uguale a 0, qua avrei dovuto mettere in realtà uguale a 0, ok? Nella risolvere, come equazione associata. Ma va bene, l'importante è che la risolvete e trovate sempre il valore di x. Questa, se io l'associo come equazione associata, sarebbe stato, vediamo, 5x quadro più 2x più 3 uguale a 0. Mi trovo il delta è b alla seconda, quindi 4 meno 4c, meno 4 per 5 fa meno 20, meno 20 per 3 fa meno 60, meno 60. 4 meno 60 uguale a meno 56, abbiamo un delta che è minore di 0. Delta minore di 0, non mi vado nemmeno a fare calcoli, perché la radice di una quantità minore di 0 non si può fare, quindi automaticamente non troverò dei valori di x, automaticamente essendo poi 5 positivo, la parabola sarà fatta in questo modo, più o meno. Vabbè, bisognerebbe insegnare a trovare il vertice, l'intersezione con l'asse delle y, che poi d'altronde l'intersezione con l'asse delle y è 3, via dicendo. Però, alla fine, si fa. È giusto per avere l'idea, chiaro? Bene, allora il delta è minore di 0, siccome qua sta scritto 5x quadro più 2x più 3 maggiore di 0, quindi è tutta questa parte qua, la f di x maggiore di 0, è tutta la parabola, è chiaro? E allora se io proietto della parabola sull'asse delle x, vado a scrivere le soluzioni che sono per ogni x appartenente ad R, ossia x appartenente all'intervallo meno infinito più infinito anche in questo caso. Va bene? Fosse stato invece minore di 0 sarebbe andato qua sotto, ma qua sotto non c'è la parabola e quindi era impossibile. Va bene? Questi sono i modi di operare. Quindi
Se voi, d'ora in poi, risolvete gli esercizi cercando un po' di immaginare, ovviamente ragazzi, questi disegni non è che li dovete fare ogni volta, io li sto facendo per farvi comprendere il ragionamento, per farvi capire quel ragionamento che si fa, senza andare di memoria. Però all'inizio magari, se volete, fateli giusto per esercitarvi, ma poi è una cosa che deve scattare mentalmente, cioè dovete immaginare queste parabole, tanto sono fatte sempre così, finché il coefficiente A è maggiore di 0, queste parabole saranno sempre fatte in questo modo. Questo è per delta maggiore di 0, delta uguale a 0, delta minore di 0, quindi le immaginate e le soluzioni verranno da sé. Sarà molto molto semplice, basta solo fare un po' di esercizio. E questo è un argomento banale, molto semplice, ma di fondamentale importanza, perché poi ritorna in tutti i tipi di matematica che fare, in analisi 1, analisi 2, perché ci saranno sempre da risolvere le equazioni di secondo grado. Quindi non le dimenticate mai, soprattutto per chi vorrà continuare gli studi di ingegneria, economia, fisica, eccetera, perché sta roba ritorna sempre. Buona! Allora, abbiamo fatto, spero di essere stato chiaro e alla prossima!